cose, però non fa niente, cioè alla fine succede anche questo nella vita, però non fa niente. Allora poi che cosa è successo? Che a marzo scorso ho visto che avevano pubblicato degli avvisi per i casting di Bake Off Italia. Allora, dato che avevo guardato l'edizione precedente, ho detto ma perché non ci vado pure io? E così niente, ho mandato la mia candidatura, ma credevo sinceramente che non mi chiamassero. Poi in realtà ho ricevuto una telefonata, allora senti, vieni qui, porta un po' dolce, così ti esaminiamo, vediamo un po'. E ho partecipato a questi casting. E con estrema sorpresa ho passato quel casting. Poi ne ho fatto un altro. E poi mi hanno detto che avrei partecipato a questo talent e sono stata veramente felice. L'ho presa veramente come un'avventura, eh? Cioè l'ho presa come un'esperienza da fare senza aspettarmi niente. Però conscia che poteva essere un'opportunità e che me la dovevo giocare fino in fondo. E quindi ho detto perché non portare a Bake Off quello che sono le mie radici. Le mie radici sono la Puglia. Io in realtà vivo a Foggia ormai da tantissimi anni, però sono originaria della provincia di Bari. Quindi in realtà unisco dove sì, vabbè, cioè, però intanto, insomma, alla fine è stata comunque, è comunque una fusione anche di due culture un po' diverse, però siamo tutti pugliesi. Allora lì gli ho fatto una cappa tanta, mandorle, cime di rapa, incotto, insomma ragazzi, ho portato un po' i tipici prodotti pugliesi, persino le olive me le sono portate da qui. Perché in realtà a Milano non è proprio semplice trovare i prodotti buoni come li troviamo qui, no? E quindi ho portato tutto perché profumi, sapori sono diversi. E niente, io ho cercato di portare quello che è la Puglia a Bake Off, perché il bello di questo programma è che eravamo tanti ragazzi, tante persone anche un po' più grandi, originari di vari posti dell'Italia. C'erano, che ne so, concorrenti del Lazio, dell'Abruzzo, della Campania, della Lombardia, insomma c'era di tutto e di più.